Mi sono già cimentata nella cucina giapponese con i muffin, i pancake al vapore, la tempura. Ogni tanto mi prendo del tempo per curiosare le cose nuove che escono, perché questa cultura ha tanto da insegnare in cucina. Oggi proviamo un dolce molto originale, il melon pan. Per i melon pan giapponesi ci serviranno un uovo, 160 ml di latte, 40 g di burro, 350 g di farina, 4 g di lievito di birra disidratato, 30 g di zucchero. Per la pasta frolla, 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di burro, 350 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci, un limone. Il melon pan è un dolce a forma di panino con una superficie di pasta frolla, ma all'interno è di pan brioche. Sembra un contrasto, ma non è così. Iniziamo dal pan brioche, quindi mettiamo il lievito di birra disidratato nella farina. In un'altra ciotola rompiamo un uovo. Aggiungiamo lo zucchero, il latte tiepido e il burro ammorbidito a temperatura ambiente. Inizio a mescolare con le mani e aggiungo la farina poco alla volta. Potete profumare questo pan brioche grattugiando della scorza di limone e d'arancia. Lavoro ancora fino ad ottenere l'impasto liscio ed omogeneo. Non sono ancora mai state in Albania e in Brasile, ma il Giappone ce l'ho. E proprio in Giappone ho mangiato il melon pan originale. Ero andata a visitare con Marco un tempio e fuori c'era un chioschetto con una fila lunga, 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 lunga. Allora abbiamo preso la guida, abbiamo cercato informazioni e abbiamo capito che vendevano questo famoso melon pan, che era uno dei più buoni del Giappone. E che fai? Non la fai la fila? Faccio lievitare l'impasto in una ciotola, faccio una croce sopra, copro con la pellicola e aspetto il raddoppio del volume. Serviranno circa 2 ore. Intanto, dovendo preparare 2 impasti, mi porto avanti con la frolla. Rompo le uova, metto lo zucchero, la scorza del limone grattugiato, il burro ammorbidito, il lievito ed inizio a mescolare. Aggiungo la farina mettendola un po' alla volta. E come prima, finisco di lavorare sul piano, anche se lo sappiamo, la frolla col burro non va lavorata molto. Anche la frolla è pronta, la rivesto con la pellicola e la faccio raffreddare in frigorifero fino a quando non sarà lievitato l'altro impasto. Ho ripreso l'impasto del pan brioche che era lievitato e l'ho diviso in 8 porzioni, formando 8 paninetti. Ho recuperato anche la pasta frolla, ora la stendo. Con una ciotola da 14 cm mi taglio un disco di pasta frolla. Poi prendo una pallina di pan brioche e la fodero con la frolla. Formo di nuovo una bella pallina e con un coltello ben affilato disegno dei quadrati quasi a formare il guscio di una tartaruga. Quindi faccio 3 incisioni in un senso e 2 nell'altro. Passo il mio melon pan nello zucchero e sistemo direttamente in teglia. Formo così tutti i miei melon pan, ne verranno 8. Potete lasciarli lievitare ancora una 20 minuti per renderli più soffici, oppure infornarli direttamente e farli cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 15 minuti. Sembrano proprio dei panini, ma in realtà sono dei dolcetti, quindi li sistemo su un bel cestino.
Ma guarda un po'. Anche con le ricette etniche mi succede sempre la stessa cosa, me ne avanza uno. I miei esperimenti giapponesi non deludono mai. Li ho fatti in casa per voi. Per fare i melon pan, mettiamo il lievito di birra disidratato in una ciotola con la farina. In un'altra ciotola rompiamo l'uovo, aggiungiamo lo zucchero, il latte tiepido, il burro ammorbidito a temperatura ambiente. Mescoliamo con le mani e aggiungiamo la farina un po' alla volta. Lavoriamo l'impasto per renderlo liscio e omogeneo. Lasciamo lievitare in una ciotola coperta da pellicola fino al raddoppio del volume. Passiamo alla frolla. Rompiamo le uova, uniamo lo zucchero, la scorza grattugiata di un limone, il burro ammorbidito e il lievito. Mescoliamo e aggiungiamo la farina un po' alla volta. Finiamo di lavorare sul piano. Lasciamo riposare la frolla in frigorifero fino a quando non sarà pronto anche l'altro impasto. Formiamo 8 paninetti di pan brioche. Stendiamo la pasta frolla e con una ciotola da 14 cm ricaviamo un primo disco. Prendiamo una pallina di pan brioche e foderiamola con la frolla. Facciamo delle incisioni sulla superficie del melon pan, 3 in un senso e 2 nell'altro. Passiamo il panino nello zucchero e mettiamolo in teglia. Formiamo gli altri melon pan, inforniamoli e facciamoli cuocere a 170 gradi per 15 minuti.